Questo tipo di gioco che difendevo e attaccavo. L'Italia sorprendeva un po' tutti. Diventare capitano a 22 anni nel Milan non è facile. Per me fu veramente l'inizio di responsabilità poi, perché poi tutti si aspettavano sempre qualcosa in più. A 14 anni, così, come fratello minore, volevo seguire il fratello maggiore. Già lui era all'Inter, quindi anch'io andai per prima volta a provare all'Inter. Quella volta dissero che... ma avevano delle perplessità, quindi mi dissero che volevano aspettare ancora un anno e di rivedermi, magari un anno dopo. E allora fu lì che il mio primo allenatore mi portò al Milan e il Milan ebbe più fiducia e fu così la storia, insomma il destino volle che i fratelli giocassero uno nell'Inter e uno nel Milan. In the city of Milan, the name Baresi carries enormous weight. Giuseppe played almost 400 times for Inter Milan across three decades. But it was younger brother Franco who was destined for true greatness. And he began quickly. In 1979, aged just 18, and in only his second season at AC Milan, Baresi helped the Rossoneri to claim their 10th Serie A title. Fu una grande gioia perché il mio primo anno da titolare, subito scudetto, grandi elogi, quindi intorno a me c'era questa grande attenzione e per me fu veramente l'inizio di responsabilità poi, perché poi tutti si aspettavano sempre qualcosa in più. Such expectations were perhaps unsurprising, as Baresi's early performances earned comparisons with one of the game's true legends, Franz Beckenbauer. Dall'inizio per me mi ha onorato, mi ha dato anche un grande stimolo, perché avevo questo tipo di gioco che difendevo e attaccavo, quindi cercavo anche di impostare, di giocare, quindi Franz per me è stato numero uno in questo ruolo. Franco in fase difensiva molto probabilmente era superiore, molto probabilmente non aveva la tecnica dell'altro, che veniva, era un mediano prima, poi è stato messo dietro. The other thing with Baresi, which often gets overlooked, is he was exceptionally comfortable on the ball. He could spray the ball anywhere. And that also meant that he never got caught in possession. And he became a very valuable weapon coming forward. As well from a deeper position. Una leggenda, un super, e quindi dopo negli anni l'ho ammirato ancora di più e ho cercato di migliorarmi per cercare magari di emularlo in qualche suo modo di giocare. My favorite definition of Baresi comes from Paolo Di Canio, who played with him at Milan, and he said it was like watching a game on the PlayStation where God has one of the controllers. But Baresi's early success proved to be short-lived. 1980 saw Milan relegated to Serie B for their involvement in the Totonero scandal. Milan were relegated twice. The first time had to do with irregularities linked with illegal betting. Betting was illegal on football at the time, and they got caught up in it.
the second time, and they came straight back up, but then they were relegated again. Vabbè, attraversiamo momenti non facili, fu un momento sicuramente non bello, però i tifosi ci stessero, dimostrarono un grande affetto, ci fu San Siro sempre gremito, anche in Serie B. Praticavamo anche un bel calcio, dove la gente si divertiva, vincevamo il campionato, tornavamo in Serie A e quindi ricominciamo insomma a ricostruire il Milan e a migliorare. Poi nell'82 divenni capitano a 22 anni, grande onore, grande onere poi, perché sicuramente diventare capitano a 22 anni nel Milan non è facile, e lì mi responsabilizzarono e acquisì consapevolezza, personalità, fiducia, perché la società investì su di me per la ricostruzione un po' di quel Milan che quegli anni passavamo delle difficoltà. Despite now playing in Serie B, there was more good news for Baresi. Nell'82 fui convocato, feci parte del gruppo che vincevo poi i mondiali in Spagna, e per me fu una soddisfazione perché giocavo in Serie B e quindi per me è stato una grande gratificazione. Berzot mi portò e quindi fu una grande esperienza. For Milan, Baresi's captaincy had brought stability. But when media tycoon Silvio Berlusconi became club president in 1986, the stakes got higher. Il presidente, già nei primi mesi in cui prese la società, parlava di diventare la squadra più forte del mondo, ma noi non eravamo neanche la squadra più forte d'Italia, non lottavamo neanche per lo scudetto, perciò avevamo molti dubbi. Dopo alcune partite, alcune situazioni che così non erano consone secondo il pensiero del presidente, decise appunto di allontanare dalla guida della squadra Mr. Lidom. He decides to go way left field. I'm going to hire this coach, this guy Rigo Sacchi, who never played the game, who he's fresh off winning a Serie B title with Parma. 5 years ago he was a shoe salesman. L'arrivo di Sacchi è stato fondamentale anche nel lavoro, nell'allenamento, nella filosofia, nella cultura che ci ha trasmesso, e quindi lui ha portato questa grande organizzazione di squadra. Credo che l'allenatore Sacchi ha cambiato un po' la filosofia del calcio e ha utilizzato il pressing forse per la prima volta in Italia, e questo ci ha dato molto vantaggio. Credo che il pressing è stata la chiave per of his methods. Lui in principio fu diffidente, io gli chiesi 2 mesi di tempo, poi dico vediamo. I difensori italiani erano abituati a correre indietro, io volevo che invece si andasse in avanti. Fine anni 80, i primi anni che facciamo la zona, si faceva soprattutto quando abbiamo iniziato a fare pressing, organizzazione con Sacchi, facevamo molto spesso fuori gioco. Quando Franco chiamava la linea del fuorigioco, spesso ingannava, tra virgolette, anche gli arbitri, no? In quegli anni eravamo quasi i primi a fare questo calcio molto rivoluzionario, quindi gli altri erano in difficoltà. E facevamo tanto fuorigioco e quindi era come istintivo che alzavamo il braccio quando facevamo questa trappola per gli avversari. Devo dire che in quegli anni la difesa del Milan era una macchina perfetta, si poteva dire, e quando non risultava perfetta ci pensava Franco, o nel recupero, recuperare magari l'avversario, o nel incutere magari timori all'arbitro per poter almeno porgli il dubbio se avesse fischiato bene o fischiato male. Nella stagione 87-88 vincevamo lo scudetto, in Italia sorprendemmo un po' tutti. E prendemmo pochissimi perché creavamo problemi agli avversari, in più avevamo il pallino noi sempre in mano. L'anno in cui vinciamo lo scudetto incassiamo davvero pochi gol, 14, perché questa organizzazione difensiva che sicuramente si basava sulla linea a 4, ma che aveva anche davanti a sé un centrocampo che aiutava moltissimo. Milan's form in Serie A was imperious. But it was their exploits on the European stage that excited Baresi.
Sì, il primo anno appunto di Coppa Campione dell'89, arrivamo in finale, che nessuno si aspettava. Fu un'annata straordinaria, un cammino esaltante, perché incontrammo il Real Madrid in semifinale. It's remarkable that you have games that stand out. Pareggiare 1-1 e il ritorno, infatti, li aspettavamo, e San Siro strapieno, un entusiasmo incredibile, una prestazione super da parte di tutta la squadra, e abbiamo annichilito quel Real Madrid. Fu una partita sicuramente emblematica, perché il Milan mise in campo tutto proprio, la propria potenza, la propria qualità, la propria classe, nei giocatori, ma soprattutto nel saper mostrare in campo un collettivo, una qualità di gioco di squadra probabilmente unica allora. It was midfielder Carlo Ancelotti, a man not known for his goals, who set the ball rolling as Milan romped to a crushing 5-0 win. Ricordo benissimo, c'era molta pressione per quella partita, però andò tutto veramente molto bene. Forse per la prima volta la squadra ha capito che eravamo diventati una squadra molto forte, che potevamo vincere la Champions League. If you beat also Real Madrid with 5-0, then everybody was thinking in a different way, and I think that we were at that moment we were on our top as a team. Da quel momento cominciò un po' un'altra fase dove il Milan, possiamo dirlo, prese il posto del Real Madrid in ambito internazionale, in ambito europeo, e da lì seguirono tutta una serie di successi, o comunque una presenza nei top europei, nelle squadre al top dell'Europa per lungo tempo. Milan's humbling of Real Madrid set up a final against Steaua Bucharest and gave Baresi his first taste of the ultimate club prize. Non c'era squadra che poteva fermarci in quel momento. Una grande forza, una grande fiducia, infatti vincemmo facile. Milan's foundations were built on Baresi's leadership of one of the greatest back fours ever to play the game, the symbol of the Rossoneri for the next decade. Ricordo la difesa, che poi durò tantissimi anni, fu un po' la storia poi del Milan, da Tassotti a me, Filippo Galli e Maldini, poi arrivò Costa Curta, quindi cominciamo a giocare già in quegli anni con questo modulo. C'era anche la consapevolezza di avere una grandissima squadra, quindi di riuscire a sfruttare il momento buono, che a volte dura pochi anni, fortunatamente in questo caso è durato 20 anni. Forse sono stati nella storia del calcio la difesa più efficace, più positiva nella storia del calcio. Con la squadra, quei quattro difensori riuscivano a muoversi, a leggere le situazioni tutti nella stessa maniera, e questo io credo fu il nostro grande successo. Vabbè, io avevo il compito di gestire il reparto, avevo la fortuna di avere l'intuizione anche delle giocate, quindi per me mi divertivo, e il mio pensiero era quello di far giocare la squadra in un certo modo, e quando la squadra giocava in un certo modo io ero soddisfatto, al di là della mia prestazione personale. Lui era maestro proprio nel saper leggere le situazioni di gioco e nel saper comandare la difesa, e noi insomma ci siamo adeguati a lui nella linea difensiva, e poi pian piano è diventato anche per noi un sincronismo quasi automatizzato. Hanno trovato una sintonia perfetta, diciamo che Baresi era, diciamo, il capo di tutto questo, lui che organizzava, lui che muoveva tutta la linea difensiva. Lui era rispettato da tutti i giocatori perché parlava poco, ma in modo sensato. Era abbastanza pressante quella squadra.
mentalità in senso positivo, quindi era contagiosa, era rispettosa. Nello spogliatoio era molto taciturno, e lui si è sempre trasformato proprio come giocatore più che come uomo. Era un capitano che non parlava molto, ma era un grande esempio per tutti, perché era molto serio nell'allenamento, molto professionale, era un esempio sicuramente positivo, non con la parola, ma con i fatti. After Milan's 4-0 thrashing of Steaua Bucharest, Baresi lifted the famous European Cup once again the following year, thanks to a 1-0 win against Benfica. Il Coppa Campione di fila è stato straordinario. Abbiamo pagato qualcosa in campionato, ma quel Milan ha lasciato un segno che ancora adesso tutti ricordano. Italia 90, the FIFA World Cup, and a chance for Baresi to take his club form onto the biggest stage of all. Nel 90, sicuramente fu un mondiale, avevamo una grande occasione perché giocavamo in casa, con la squadra non perdette mai, perdemmo solamente i rigori in semifinale con l'Argentina, quindi fu una squadra che giocò anche un buon calcio e speravamo tutti di arrivare in fondo. Purtroppo anche lì i rigori non ci aiutarono. In 1991, Arrigo Sacchi was appointed head coach of the Italian national side. Berlusconi turned to a former player to replace him at the helm of his all-conquering AC Milan. Il ritorno è stato un ritorno abbastanza difficile, perché dopo i successi di Arrigo Sacchi la mia scelta non era stata accettata molto favorevolmente da tante persone, e mentre Berlusconi era convinto che io sarei stato un buon allenatore, e l'ho ricompensato con dei titoli. Dopo il ciclo Sacchi arrivò Capello, che era un giocatore che ha giocato a grandi livelli, quindi aveva una certa esperienza. Eravamo curiosi anche noi di conoscerlo. Beh, con Capello furono stagioni straordinarie. Però lui è stato bravo a gestire la squadra, a gestire il gruppo, a stimolare e a lasciare quel pizzico di libertà che magari con Sacchi eravamo un po' saturi, nel senso che i suoi metodi, il suo lavoro, i suoi allenamenti. E ricordo tantissimo che in quegli anni, nel cambio, si parlava di una squadra finita, e pensare di vincere 3 scudetti consecutivi una squadra finita è quasi un po' un paradosso. The first of their 3 consecutive scudetti saw Baresi's Milan go unbeaten for the entire 91-92 season. Nel calcio lo sappiamo che non è mai facile, quindi le stagioni sono sempre diverse, però c'era un gruppo di giocatori straordinari che non ci accontentavamo mai, e quindi abbiamo lavorato sempre con grande attenzione, con grande impegno. La squadra che in quel periodo fu chiamata gli Invincibili, perché giocammo 58 partite senza perderne una. Per cui è un record, vincemmo un campionato senza perdere e poi facciamo altre partite. Milan also reached 3 consecutive European Cup finals. Sandwiched between defeats against Marseille and Ajax was an unforgettable 4-0 destruction of Johan Cruyff's Barcelona in 1994. Baresi, though, was suspended for what was one of the club's greatest ever Champions League displays. Beh, si sta meglio in campo, eh. Poi quando hai l'occasione di giocare le finali, credo che perderla fa sempre male. Però quel giorno coronammo un'altra annata straordinaria, perché facciamo la coppiata Scudetto e Coppa Campione, che credo che fu un anno bellissimo. That same summer, Baresi captained Arrigo Sacchi's Italy side at the FIFA World Cup in the USA. Poi arrivò il 94 in America, dove per me era l'ultima occasione, insomma, l'ultima possibilità di fare un mondiale positivo. Purtroppo nella seconda partita mi feci male. Io vado a parlare con Franco e dico: segli tu cosa vuoi fare.
una possibilità su 100 di giocare la finale. La nazionale ha una possibilità su 100 di arrivare in finale. Te la vuoi giocare o vuoi andare a casa? Mi feci operare subito, dopo due giorni. Feci l'operazione e decisi di rimanere col gruppo, rimanere con la squadra. E... Fu una risposta che diede morale a tutti. Andare via in quel momento era abbandonare. Giorno dopo giorno facevo le mie cure, i miei piccoli allenamenti, facevo palestra, ma mai avrei pensato poi di poter giocare e di giocare la finale. Baresi watched his teammates stumble to the final, where they would meet the favorites, Brazil. But for the captain, the doubts remained. Anch'io avevo timore, perché erano 20 giorni, più di 20 giorni che non giocavo, in più in quelle condizioni, non sapevo se il ginocchio reggesse allo sforzo, però. E fu straordinario anche il recupero, e fu straordinario lui, perché io ero indeciso se farlo giocare o meno. Ricordo quella giornata, fino a due ore prima di andare allo stadio, ancora non sapevo di giocare. Lui mi disse, quello che lei decide per me va bene. E io lo misi in campo. Quindi per me era una straordinaria occasione, come il mister ha detto. Insomma, era una finale mondiale, l'ultima per me. E quindi devo dire che feci una grandissima prestazione, perché fu la più bella partita in nazionale che feci. Purtroppo poi sappiamo come è andata a finire. Chiedevo a chi se la sentiva e era giusto dire di mettersi a disposizione. Poi il destino ha voluto questo. Io ricordo che la lista c'era, o comunque c'erano le priorità, che qualche giocatore si è nascosto dietro la panchina per non farsi neanche trovare, perché è sempre brutto dire di no. Il fatto che piangesse fu una testimonianza della forza di una persona, del carattere, della genuinità. Ma quello fu uno sfogo umano, naturale, dopo tanta tensione, tanto sforzo, la delusione di perdere un mondiale. Ma Franco, dopo l'esperienza di USA 94, quando tornò, come era un po' suo uso, come suo costume, non ne parlò molto, però è chiaro che anche lì, secondo me, va sottolineato il suo comportamento, quello di essere riuscito a recuperare da un infortunio, da un intervento anche chirurgico così importante al ginocchio in poco tempo, e di essersi assunto tutte le responsabilità fino in fondo, fino appunto ad andare a calciare un calcio di rigore che poi fallì. Però io credo che anche lì tutti poterono ammirare la grandezza non solo del giocatore ma dell'uomo. Baresi won a final Scudetto in 1996 before announcing his retirement from football. In his 20 years at AC Milan, Baresi made 719 appearances. He won 6 Scudetti as well as 4 Italian Super Cups, and he tasted European glory 3 times. He was also named AC Milan's Player of the Century in 1999. In a final tribute to their legendary captain, Milan retired Baresi's famous number 6 jersey. Io fu un premio alla fedeltà di Franco, lui è sempre stato nel Milan, fu un premio alla sua generosità, fu un premio alla sua qualità, fu un premio ai suoi successi. Il ritiro della maglia di Franco credo che fosse un atto, un gesto dovuto ad un campione che tanto aveva dato al club, alla squadra, insomma a tutti, ai tifosi. Franco Baresi è stata e è ancora la bandiera del Milan. La bandiera cosa vuol dire? Che raggruppa quel sentimento di una squadra, di una società, dei tifosi, che va oltre le sue qualità umane, sportive e non. Quando ho deciso di ritirare la maglia è stata una sorpresa anche per me,
Quindi la società, il presidente Berlusconi ha deciso questo, e forse per un atto di riconoscenza, di affetto per quello che ho lasciato al Milan.